Da La crisi della morte di Ernesto Bozzano, edizioni Armenia. Lo ricavo dal Light, 1927, pagina 230. Il direttore della rivista, Mr. David Gove, lo fa precedere da una breve nota illustrativa dalla quale stralcio questi episodi. Gli estratti di messaggi medianici qui pubblicati furono ricavati da una lunga relazione inviataci da un ministro anglicano della Nuova Scozia. Lo spirito comunicante risulterebbe un noto personaggio americano, il quale copriva in vita un'alta carica municipale. Il medium, di cui ci venne fornito il nome, è una distinta signora, nota per la elevatezza del carattere e l'eccellenza delle sue qualità medianiche. Lo spirito comunicante così comincia il suo messaggio. Desidero iniziare la mia narrazione dal giorno in cui esulai dal corpo nella mia camera in Blackville. Io ero consapevole del grande dolore che straziava l'anima dei miei figli e mi rattristavo di non essere in grado di rivolgere loro la parola. A un dato momento mi accadde di avvertire in me un cambiamento mal compreso e fui colto da una strana sensazione che, per quanto nuova, era in certo modo analoga al senso che si prova quando ci si risveglia repentinamente dopo un sonno profondo. A tutta prima non mi resi conto della situazione in cui mi trovavo, ma gradatamente divenni consapevole dell'ambiente che mi circondava, così come avviene al risveglio dal sonno, e vidi me stesso giacere, quieto e immobile nel letto. Circostanza che mi riempie di stupore, giacché ero ben lungi dall'immaginare di essere morto. Dopo qualche tempo, divenendo sempre più sveglio, mi accorsi che accanto a me stava mia moglie, defunta, la quale mi sorrideva con un'espressione di raggiante felicità. Quel nostro incontro avveniva dopo una lunga separazione e fu lei che mi partecipò alla nuova stupefacente che io ero morto e che mi trovavo con lei in ambiente spirituale. Mi disse che da parecchi giorni vegliava il mio capezzale in attesa di accogliere il mio spirito e di condurlo nella celeste dimora. Mi sentivo sempre più rinvigorito di una vitalità nuova, come se tutte le mie facoltà rientrassero in un periodo di grande attività, dopo un lungo torpore sofferto. Era un sentimento di beatitudine, difficile a descrivere. Mi pareva di essere divenuto parte integrante dell'ambiente che mi circondava. Quindi mia moglie mi prese ambo le mani e così uniti ci elevammo attraverso il soffitto, salendo in alto, sempre più in alto nello spazio. Ma per quanto io mi fossi allontanato dall'ambiente terreno, continuavo ad essere consapevole di quanto avveniva a casa mia. Vedevo mia figlia straziata da un immenso dolore e tale suo stato d'animo pareva interporsi come una fosca nube tra me e lei e si insinuava nel mio essere provocando un sentimento penoso di torpore. Desidero si sappia che le crisi di dolore eccessivo al letto di morte si convertono in una grande barriera che si interpone tra i viventi che ne sono straziati e lo spirito del defunto per il quale si piangono. E si tratta di una barriera reale e insormontabile, attraverso la quale noi possiamo entrare in rapporto con chi si dispera per la nostra morte. Non solo, ma le crisi di dolore esagerato vincolano gli spiriti disincarnati all'ambiente terreno, ritardandone l'ingresso nel mondo spirituale. Giacché se con la morte cessa ogni rapporto tra gli spiriti dei defunti e l'organismo fisico dei viventi, per converso, gli spiriti dei defunti divengono estremamente sensibili alle vibrazioni del pensiero dei loro cari.
Consiglio pertanto ai viventi che hanno perduto un loro congiunto, non importa quanto sia grande la loro perdita e legittimo il loro dolore, di dimostrarsi forti a qualunque costo, soffocando ogni espressione di cordoglio e mostrandosi un volto sereno ai suoi funerali.